Quasi 2.800 persone hanno partecipato alla giornata delle porte aperte alla galleria di base del Brennero. Ieri si è svolta la quarta edizione presso il cantiere di Mules e dopo la celebrazione della Santa Messa i responsabili della galleria hanno accompagnato i visitatori all'interno del tunnel spiegando loro i contenuti di questo importante progetto. La BBT SE ha un modello di comunicazione, ha una politica della comunicazione che ritiene particolarmente importante, essenziale, attuare per la buona riuscita del progetto, per la serena realizzazione delle opere, per la serena esecuzione dei lavori. Riteniamo che la popolazione che vive nelle zone adiacenti le nostre aree di intervento debba essere costantemente informata su quello che è lo stato di avanzamento del progetto, su quella che è la consistenza del progetto e anche su quelli che sono i problemi che noi incontriamo nella realizzazione del nostro progetto. Non è possibile realizzare un'opera come la Galleria di Base del Brennero senza il pieno, convinto, sereno coinvolgimento delle popolazioni. Una giornata di sensibilizzazione mirata a informare tutte quelle persone che non conoscono i particolari di quest'opera. Per tale motivo sono state organizzate una serie di iniziative come il cinema BBT, in cui sono stati proposti una serie di filmati. Giusto spazio è stato riservato anche ai piccoli ospiti grazie ai responsabili del VKE. Prima di entrare in questa galleria anch'io avevo tutte le riserve per quanto riguarda l'ambiente o il costo, non mi rendevo conto cosa verrà, insomma. Invece vedendo adesso questa cosa sinceramente non vedo l'ora che venga finita per poterla visitare e percorrere da terminata. L'opera complessivamente costerà 8 miliardi ed oltre. Non sono spiccioli, io penso che sia giusto che la popolazione sappia dove vanno questi soldi, in che modo vanno spesi, e oggi abbiamo potuto appunto vedere un po' a che punto siamo con questa importante opera. Io penso che sia un'opera strategica per l'Europa intera e niente, oggi l'abbiamo visto, stanno andando avanti veramente bene questi lavori, è una cosa spettacolare, tant'è che io ho portato anche la mia famiglia e i bambini e ne sono rimasti, diciamo, stupefatti da questa cosa. L'unica cosa che mi preme dire è che vadano avanti così e che non vengano interrotti i finanziamenti. Successo di pubblico dunque per questo evento, capace di richiamare in 4 anni oltre 10.000 persone, un numero che evidenzia la costante necessità e utilità di condividere con la popolazione i dettagli di questo progetto.